Il Consiglio regionale si è riunito il 26 e il 27 luglio per discutere e approvare la legge che semplifica e riordina le norme regionali. Uno dei punti nodali, la rideterminazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti, su cui le opposizioni hanno presentato diversi emendamenti. In Piemonte si avvia l'iter per una nuova fusione di comuni. Il Consiglio ha approvato la deliberazione che indice il referendum per l'istituzione del comune di Cassano Spinola, mediante fusione dei comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, in provincia di Alessandria. Il presidente della Giunta regionale Sergio Chiamparino ha inoltre svolto una comunicazione in aula sulla decisione dell'Associazione Italiana Editori di organizzare un salone del libro a Milano, togliendo il sostegno a Torino, cui è seguito un ampio dibattito. Nella pausa dei lavori sono state ricevute a Palazzo Lascaris 3 delegazioni. Il 26 luglio gli infermieri pediatrici della Regina Margherita di Torino hanno consegnato una petizione per la tutela del loro ruolo professionale e gli ambulanti hanno chiesto una proroga fino al 2018 della sospensione della verifica annuale di regolarità delle aree pubbliche, VARA. Il 27 sono stati ricevuti i lavoratori della Venaria Reale, da tempo in agitazione per il nuovo appalto dei servizi. Il vicepresidente della Giunta regionale ha annunciato in prima commissione che nei prossimi giorni si chiarirà se potranno riprendere a breve i lavori del grattacielo della Regione o se occorrerà svolgere un'altra gara con l'allungamento dei tempi. Lega Autonomia ha presentato a Palazzo Lascaris la pubblicazione 50 pagine, il gioco d'azzardo e la ludopatia. I comuni entrano in gioco, uno strumento pensato per supportare le amministrazioni locali nella lotta alla ludopatia. Fa tappa nel municipio di Castelmagno, in provincia di Cuneo, fino al 18 settembre, la mostra del Consiglio regionale sugli ex voto. In esposizione immagini di quadri, gioielli, preziosi manufatti, risultato di una promessa fatta in cambio di una grazia.